Ma il teatro Zandonai era l'anello mancante per la città di Rovereto, cioè il collegamento tra la sua eredità culturale e la contemporaneità. Quindi dovrà essere quel palcoscenico capace di nutrire l'immaginario, e senza immaginario una città non ha futuro. E spero proprio che sappia attrarre il meglio che c'è nel nostro paese e il meglio che si produce in questa regione. Quindi essere anche una casa artistica, ma una casa anche per il pubblico, che sia proprio un po' al centro della nostra comunità.